muralisti spuntano come funghi. Ma non quei funghi belli, buoni che metti nel risotto, tipo quei funghi schifosi che ti vengono nelle dita dei piedi quando non ti lavi. Ma che schifo. Sì. Beh, ma è giusto dire le cose come stanno. C'è presente quell'immagine che fanno vedere sempre negli spot pubblicitari quando parlano dell'onicomicosi? Ecco, pensa ai funghi che spuntano nei commenti sotto i video in quella maniera. Luna, sai perché sei qua? No, non lo so. Vuoi tirare a indovinare? No, non saprei proprio. Neanche tirando a indovinare? No. Quindi ti ritiri prima di provarci? Sì. Perché praticamente questo pezzo di video sarà l'inizio del video che sto editando. Che è l'ultimo video del 2020. Cioè è l'ultimo... Cioè siamo nel 2024 ora che usciranno questi video. Sto facendo un video del 2020. E quindi diranno, ma perché stai facendo un video del 2020? Perché sto facendo un video del 2020? Perché ne abbiamo fatti talmente tanti che ci si è accumulato un sacco di materiale e quindi... No, quindi questo è l'ultimo video dove... Cioè l'ultima serie, non l'ultimo video. L'ultima serie dove abbiamo tutte e due ancora il KTM. Dopo non ce ne sono più, questo è veramente l'ultimo e poi dopo basta. E saranno contenti visto che... che vogliono materiale nuovo. Sì. E niente, quindi questo veramente è l'ultimo, non video, serie di video. Vuoi aggiungere qualcosa? Che poi tanto, anche se il 2020 per voi è inedito, quindi non cambia nulla. Cioè non è che un video che... cioè un... l'hanno già visto, è nuovo. Ma è vecchio, ma è nuovo. Si vede che vogliono le cose attuali, freschi. Quindi dobbiamo uscire in inverno, più fresco di così. Yeah. E con questa stronzata torniamo in studio. You get the idea. C'è un mega sincrono. Aspetta che vengo davanti. Ciao fans, è sabato mattina, un sabato mattina di giugno, il primo dopo tipo due settimane di nubifragi e stagione dei monsoni in cui parrebbe esserci il sole, parrebbe, e mi tocco dicendolo, e siamo pronti a rifare un giro già fatto due settimane fa, ma Luna non vuole che dica il perché non è stato filmato. Sì, esatto. Quindi stendiamo un velo, lasciamo un alone di mistero sul perché non c'è il video e rifacciamo questo giro per fare il video. Esatto. Anche perché era un bel giro, quindi mi scocciava non avere il video. Vabbè, andiamo, facciamo la discesa di Bema e poi andiamo verso lidi sconosciuti. Ma non c'è il mare, quindi non sono lidi. Sono insenature. Ciao, ciao amici. Stella? Stella? Ciao! Comunque per questo mese di giugno praticamente ci siamo trasferiti qui. Puoi scendere, Luna. Perché Luna si è licenziata dal vecchio lavoro giù verso Milano e sta dando una mano qua a Nutel, visto che è il periodo un po' complicato post coronavirus. E quindi io posso lavorare da casa e mi sono fermato qua insieme a lei. Anche se non lavoro da casa ma dall'hotel, però lei stessa. Giusto, Luna? Esatto. Adesso affrontiamo la discesa di Bema. Oh, si senta. Stiamo in mezzo, ma tanto come potete vedere non c'è nessuno, quindi astenersi i commenti del tipo ma guidi nell'altra corsia. Sì, sto guidando nell'altra corsia, ma vedete che non c'è nessuno. Adesso per fare il tornante mi sposto, che non si sa mai. Poi quando vedo che davanti per altri centinaia di metri non c'è nessuno, tipo adesso, mi posso rispostare ai soli scopi cinematografici. Ma viene precisare che poi sai che qua il leone da tastiera è sempre dietro l'angolo. I muralisti spuntano come funghi. Ma non quei funghi belli, buoni che metti nel risotto, tipo quei funghi schifosi che ti vengono nelle dita dei piedi quando non ti lavi.
Ma che schifo. Beh, ma è giusto dire le cose come stanno. C'è presente quell'immagine che fanno vedere sempre negli spot pubblicitari quando parlano dell'onicomicosi? Ecco, pensa ai funghi che spuntano nei commenti sotto i video in quella maniera. E anche voi che magari volete commentare in maniera cattiva, inutilmente, riconoscetevi in questi funghi dai piedi. C'è la signora che saluta intanto sempre, perché Abema, l'accoglienza è il principio fondamentale. Sento un rumore strano. Era il mio scarico che scoppiettava. Ah, ok. Rallenta che ci affanchiamo. C'è puzza di cimice. È vero? Stavo pensando anch'io. Vai, tornante interno. Tornante gigantesco, quindi ci stiamo tutte e due tranquillamente stando nella nostra corsia. Infatti, se voleste venire a trovarci a Bema, sappiate che la strada, perlomeno fino a un certo punto, è spettacolare. Ci sono un paio di chilometri che sono un po' così, diciamo, folcloristici, ma per il resto è bella. È bella ed è molto più pulita del San Marco, ad esempio. Esatto. È anche messa molto meglio. Pensa te che io mi sono pure ricordata di prendere la mascherina per andare a... Ah, io ce l'ho dentro nello zaino di default ormai. Moralisti, attenzione che qua la strada è stretta, non si vede fila indiana. Sempre bene ricordarlo. Bene, adesso parte un po' il pezzo che è un po' una merda. Ma non si dice che è un po' una merda, è folcloristico. È il pezzo che quando torni a casa racconti agli amici di aver fatto. Vedi, a proposito di folklore, cos'ha sulla macchina quel tipo lì? Boh, cos'è? Una barca? Un divano, credo. Beh, una barca da portare in cima a una montagna non mi sembra una cosa molto intelligente. Meno che voglia fare rafting nel bitto. E beh, cosa ne sai? Non mi sembra molto adatto al rafting, considerando che tipo qua avanti ci sono le rapide in cemento armato. Oh, però non si sa mai, magari ci sono gli amanti del brivido cui piace andare in barca sul cemento armato. È più intrigante magari. Il cemento armato? Ah sì, beh, finché non ti si fa un buco nella barca perché sfreghi contro il cemento e vai a fondo. Ecco, adesso qui inizia veramente il pezzo peggiore, che però dura giusto un chilometro, diciamo. C'è la nostra galleria della Forra. Tutti, andiamo alla strada della Forra, Che poi quanto lunga? 5 chilometri, 4 chilometri, cortissima. Se venite a Bema, a parte i 7 tornanti, c'è anche il tunnel qua. No, poco illuminato, diciamo pure buio. E... cioè, proprio scavato nella roccia, piove dentro. Più folcloristico di questo da raccontare a casa, non mi viene in mente niente. Luna? Guarda qua quanto piscia giù. Cioè, più folcloristico di così dovresti tipo accogliere la gente in perizoma. Vabbè, qua lasciamo un veloce pietoso perché stanno rifacendo la strada. Sì, beh, qui è enduro, ma perché hanno appena messo il guardrail nuovo, quindi hanno spaccato un po' per terra. Bene, qua c'è proprio il degrado. Sì, anche qui diciamo che è un po' così, ma perché questo pezzo era provvisorio 10 anni fa, poi è diventato definitivo perché la strada era quella, ma è venuta giù una frana e la strada è stata abbandonata alla natura. Abbiamo provato a farla a piedi e vi diciamo che è veramente abbandonata alla natura. Quindi se voleste provare a fare una strada abbandonata da più di 10 anni, credo. Luna, da quando è che è abbandonata? E da, sì, 10 anni tutti. Praticamente è molto particolare perché sono cresciute tutti gli alberi, ma proprio alberi dal cemento, quindi in mezzo alla strada nascono gli alberi. E a un certo punto c'è anche una specie di palude, perlomeno c'era quando l'abbiamo fatta noi a piedi, perché cadono tutte le foglie dagli alberi, si mischiano all'acqua, che Bema è conosciuta anche come la montagna dell'acqua, e quindi c'era una specie di palude dove siamo entrati con le scarpe, per forza. Bello. E sembrava di camminare tipo al lago quando c'è la melma sui sassi. Bella sensazione sotto i piedi.
la supererà. Attenzione, non c'è nessuno, posso superare. Comunque questo pezzo qua è nuovo, appena costruito. Ed è molto divertente. Sì, anche perché praticamente avete visto, a parte il tipo col divano, abbiamo incrociato nessun'altra macchina. Da qui si capisce la popolarità di Bema, che adesso è conosciuta da molte migliaia di persone. Quando ti ho conosciuta io non la conosceva nessuno. E quando mi hai detto abito a Bema, ho detto ma dove cazzo è Bema? Poi guardo su Maps e penso, sì vabbè ciao, se la vede mai questa. E invece la settimana dopo siamo usciti. E invece? In territorio neutrale, Lecco, perché venire su fino a Bema la prima volta mi sembrava un po' eccessivo. No, sì, la verità, perché non avevi voglia di venire su a farti 80.000 chilometri. E no, beh, la verità è anche che finivi di lavorare alle 10 e... Alle 8 e mezza. Alle 8 e mezza, vabbè, ci siamo trovati alle 10 comunque, quello me lo ricordo. Beh, finita la strada di Bema, comunque abbiamo messo un cartello Respect for Biker sul cartello, così la gente sa che è a Bema città di biker. E adesso questa è la strada che porto su a San Marco, ci siamo ricongiunti, scendiamo giù a Morbegno, da dove inizia la mega statale che attraversa tutta la Valtellina, quella dove c'è sempre un po' di traffico, un po' brutta. Ciao fans, faccio un video perché ovviamente il telefono non prende. Luna è sempre molto partecipativa. Siamo al Gavia e adesso vi facciamo vedere il paesaggio che c'è qua.